Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. Quali sono le prospettive a breve termine per Rifondazione Comunista e per la sinistra in generale? Credo che Rifondazione Comunista in questi anni ha espresso una grande capacità di resistenza controcorrente. I fatti ci hanno dato ragione. Oggi sono tante e tanti a comprendere che la nostra critica del Partito Democratico non era ideologica o settaria, ma era la presa d'atto di una mutazione genetica di cui adesso si accorgono tutti. La vittoria nel referendum del 4 dicembre ci dà la possibilità di aggregare una sinistra in alternativa alle due destre, quella che già ben conosciamo di Forza Italia e della Lega e quella del Partito Democratico. E su questa prospettiva dobbiamo lavorare con grande determinazione rispetto alla coerenza programmatica, ma anche con grande apertura a tutti i settori sociali che desiderano un cambiamento politico. Siamo a Brescia, città per tanti anni considerata una delle patrie del lavoro. Quali le prospettive per il mondo del lavoro in una situazione nella quale la precarietà è sicuramente il tratto distintivo, ma le prospettive non sono di un rilancio del manifatturiero? Ma dentro le politiche economiche che si sono affermate in Europa e che sono state seguite dai governi degli ultimi anni, credo che ci siano davvero proprie prospettive. C'è la prospettiva per il lavoro di essere super sfruttato da un lato e di esserne poco per tanti e quindi di essere accompagnato da un'alta disoccupazione. E con la prospettiva poi di una guerra tra il lavoro dipendente, tra la piccola e media impresa e i propri dipendenti con governi che al posto di offrire prospettive di sviluppo economico invitano a usare strumenti sempre più affinati per sfruttare il lavoro, pagarlo poco e poter intensificare i tempi e soprattutto anche estendere la giornata lavorativa. Ormai si lavora sempre per quelli che lavorano. E poi ci sono quelli a spasso. La metafora è la riforma Fornero, in cui abbiamo da un lato i genitori che non riescono ad andare finalmente in pensione, i figlioli che rimangono a casa in età, troppo avanzata. In una prospettiva nella quale la finanza sembra essere ormai l'elemento perno del pensiero unico, è possibile un rilancio del ruolo del settore pubblico? Come e con quali possibilità per il miglioramento generale della qualità della vita dei cittadini? Beh, non è che è possibile, è doveroso perché la finanziarizzazione dell'economia, insieme agli altri aspetti della globalizzazione neoliberista, sta producendo un arretramento del nostro paese e un impoverimento generale, di tutta la società europea. E il rilancio del ruolo dell'intervento pubblico è fondamentale, tra l'altro in Inghilterra stiamo andando al voto Jeremy Corbyn ha messo al centro del suo programma la rinazionalizzazione di settori strategici. In Italia sembra che tutto questo non si possa dire e già lottare per la ripubblicizzazione dell'acqua sembra una cosa estremista, però è una necessità perché questo modello capitalistico e questa idea neoliberista per cui dobbiamo lasciar fare al mercato ai ricchi mi pare evidente che non funziona neanche secondo i meri parametri della crescita economica. Ci hanno detto che con le loro riforme saremmo diventati più competitivi. La realtà è che in tutti i campi il nostro paese va indietro. Quindi una sinistra che sia radicale e adeguata alla fase parla e risponde agli interessi della maggioranza dei cittadini e delle cittadine di questo paese. Noi credo che dobbiamo acquisire questo punto di vista, questa idea, non confondere la situazione, la condizione di minoranza in cui ci troviamo con l'essere minoritari. Noi facciamo proposte che in altri paesi stanno diventando maggioritarie, lo possono essere anche in Italia.